Beh, qualcuno dovrebbe pagare per le sciocchezze. Sarebbe la buona volta che qualcuno paghi per le sciocchezze, per gli attacchi strumentali. Non ci si può sottrarre al confronto quando sei un leader dell'opposizione, dire poi il falso. Io ripeto, ho una sola parola, non vorrei essere costretto, perché poi ci sono delle ragioni privacy alle quali mi attengo sempre, non vorrei essere costretto a rivelare un WhatsApp che ho mandato e far vedere più telefonate senza nessuna risposta ricevuta. Quindi chi è il leader dell'opposizione ha l'obbligo, ha la responsabilità di non dire sciocchezze e soprattutto di non speculare su queste vicende, su un fatto così importante per la nazione. E sarà invitato, perché ci sarà un tavolo con l'opposizione, con i capigruppo anche delle opposizioni, perché noi siamo in piena trasparenza, quindi ci sarà questo tavolo, lui potrà partecipare, potrà informarsi, potrà avere contezza di tutte le misure che stiamo adottando e delle ragioni per cui le stiamo adottando. Nel frattempo dovrebbe astenersi dallo speculare. Grazie. 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 Ottima risposta.